fatto che Philip Corbus è conosciuto, deve tenere un po' più vicino, è conosciuto per la sua partecipazione, o meglio, la partecipazione di un suo pezzo a quello che viene considerato l'evento fondante del movimento Fluxus a Wiesbaden nel 1962. Philip non era presente lui, però aveva mandato un lavoro, un pezzo che si chiama Piano Activity, che è un pezzo che è stato poi ripetuto un'infinità di volte e in versioni molto diverse anche tra di loro, in tutto, possiamo dire tranquillamente, in tutti i paesi del mondo. Questo pezzo ha suscitato e può suscitare delle perplessità, perché in realtà si tratta della distruzione di un pianoforte. Però, scusate, voglio mettere gli occhiali, se non lo leggo, in realtà parla della moralità della trasformazione. Quando Shiva, il dio della distruzione, decide di operare sul vecchio pianoforte, si trasforma in Brahma, il dio della creazione. Egli si accerta che lo strumento musicale sia veramente la fine della sua vita come tale, e gli riconosce il suo valore come oggetto sacro che merita una memoria. Così il pianoforte diventa qualcosa di veramente buono, in una nuova forma, ed è presentata a Vishnu, il dio della conservazione. Questo soltanto per, come dire, annullare tutti i pensieri di violenza, di cattività. Questo pezzo non sarà eseguito stasera. No. Ah sì, per cortesia spegnete il cellulare, o spegnete o metteteli sul silenzioso.
Grazie ai figli. Adesso ho per Maria Forte. Questo pezzo di François Couperin, Le Barricade Mysterious, è una cosa famosissima, uno dei monumenti della storia della musica occidentale, è una cosa che per me è sempre stata una cosa importante e ho utilizzato come una base di meditazione. Questa è un'opera più recente, meno improvvisato, ma una piccola fantasia. Thank you.
Thank you.
prima audizione, un pezzo che chiamo To Be or Not To Be. That is the question. No, non c'è questione perché quando sentite sarà molto chiaro perché lo chiamo. Thank you.
Avevo scritto questo pezzo quasi 2 anni fa, non tanto. Comunque, per una triste casualità, questo Amen è servito per un requiem per il mio fratello che è morto qualche mese fa. E Phoebe ha aggiunto la sua voce a una cosa d'origine, il pianoforte, c'è anche una versione per orchestra. Comunque, chiudo il programma e mi sembra che è abbastanza adatta per questo giorno di lutto.
fantasticamente attraverso le barricate misteriose di cui ho sentito moltissime versioni. È un pezzo che adoro. Devo dire che questo ultimo pezzo è perfetto in tutti i sensi e anche come indicazione per la mostra che abbiamo in galleria, la mostra di Philip Corner. Venite tutti. Proprio così, che si chiama, io lo dico in italiano, gotico e barocco. E io in questo pezzo ho sentito il gotico nella voce di Phoebe e il barocco nella musica di Phoebe. Chi non ha visto la mostra è ancora su per una settimana. Siete tutti invitati. Un media amore, galleria. E inizio. Piazza in Ivrea. Piazza in Vrea 5B, è vicinissimo a Piazza San Lorenzo e tutti sanno, nessuno sa dov'è Piazza in Vrea, ma tutti sanno dove sono le cantine Squarciafuoco e la galleria è Palazzo Squarciafuoco. Grazie. Grazie per la presenza.